Ciao a tutti gli amici di Passione Juve e di Delius Chan. Allora ragazzi, è arrivata anche la terza sconfitta in campionato. La Juventus anche oggi ha fatto beneficenza, possiamo dire, come ha detto giustamente il mio amico di Facebook Giorgione Ruggero di Egidio. Abbiamo regalato due gol che io penso non è nelle nostre corde regalare. Tre pali per la Juve nel secondo tempo arrembante. È stato un bellissimo derby, è stata una partita spettacolare. L'ha vinta il Toro con onore, non dico con merito, perché data la mole di gioco che ha prodotto la Juve nella ripresa e le occasioni, appunto, come detto, i tre pali, avremmo quantomeno meritato il pareggio. C'è poco da dire su questa partita. Io faccio i complimenti al Torino, da rivedere appunto la svagata prova difensiva della nostra difesa, che sui due gol Bonucci così così. Allora vado velocemente con i numeri, perché mi girano le palle e non poco, potete ben capire. Se qualcuno c'ha una mezza pasticchetta di Malox, oggi ce n'avrei bisogno io. Allora, i tiri sono stati 11 per il Toro, 19 per noi, nello specchio 3 loro, 5 noi, respinti 3 pari. Nel secondo tempo praticamente Padelli è stato il migliore in campo, questo a testimonianza del fatto che avremmo meritato quantomeno il pareggio. Da fuori area 6 loro, 8 noi, da dentro l'area 5 loro, 11 noi. Il possesso palla è stato del 55,2% in favore della Juve contro il 44,8% in favore del Torino. La Lazio ci ha mangiato soltanto un punto. A questo punto, scusate la ripetizione, ne mancano 4 per prenderci il 33esimo tricolore. Vediamo di chiudere sta storia, perché sinceramente io, ragazzi, ce n'ho le palle gonfie per poi dedicarci a pensare soltanto chiaramente alla Champions. Ripeto, poco altro da dire, una difesa svagata, ha aperto Pirlo al 35esimo, ha pareggiato Darmian al minuto numero 45, prego si accomodi, un rimpallo fasullo in area e Darmian ha pareggiato, e poi Quagliarella, la vendetta dell'ex. Io quello che vorrei stigmatizzare fortemente per questa partita è stato il comportamento dei tifosi, l'oltre centinaia di teppisti che hanno accolto a sassate il pullman della Juventus prima della partita, e poi la bomba carta lanciata dai nostri tifosi nel settore del Torino, che ha fatto 10 feriti, di cui uno purtroppo è grave. Come dire che tanto la mamma degli imbecilli è sempre incinta, non impariamo mai. Detto questo, mercoledì c'è Juventus-Fiorentina, rialziamo subito la testa ragazzi. Questo è stato un incidente di percorso allo stadium, vediamo di rimettere le cose a posto. Io per adesso vi saluto, vi invito a mettere un bel like sulle pagine Passione Juve e Delius Channel, iscrivetevi al mio canale YouTube Delio Petrelli. Detto questo, come sempre, salutatela e fino alla fine forza! Ciao ragazzi, a mercoledì!